Green Pass obbligatorio per tutti i visitatori che devono accedere agli ospedali della ASL Toscana Sud-Est. La direttiva è tra le prime ad essere introdotte a livello nazionale e in vigore da poche ore. Ma è una misura abbastanza diffusa sul territorio nazionale. Vogliamo aumentare i livelli di protezione degli ammalati, delle persone che sono ospiti di questa struttura, come d'altra parte anche del personale. Ormai il Green Pass è diventato un lascia passare per l'accesso anche al mondo del lavoro. Ricordo che il 15 entra in vigore la norma che prevede il possesso del Green Pass obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato, per cui anche in ospedale pensiamo di adottare questa misura. Chi entra in ospedale per motivi di cura, evidentemente prevale la cura rispetto alle esigenze di protezione, mentre invece per quanto riguarda visitatori, persone che vanno a trovare per esempio i loro cari ricoverati, il possesso del Green Pass è obbligatorio. Se io devo fare ad esempio un'operazione chirurgica non necessita il Green Pass ma devo fare il tampone? Non necessita il Green Pass, deve fare il tampone, il che significa che lei avendo fatto il tampone avrà il Green Pass delle 48 ore, dopodiché il Green Pass è scaduto. Ma la persona è ricoverata e quindi è ricoverata in un ambiente protetto. Per adesso soltanto gli ospedali? Per il momento i 13 ospedali della Toscana Sud-Est, progressivamente vediamo se questa misura deve essere estesa anche ad altri servizi, aspettiamo peraltro indicazioni dal governo nazionale. È una misura pilota per tentare di aumentare i livelli di protezione.